night, and I always think he's pushing. I have break a bone, but if I could wait to hear the noise of a broken thing, he rides above the waterline. Break the wind. Gli americani hanno... Sì, hanno ottenuto il meccanismo. Non, sì, diciamo che quella scena è anche una scena dove c'è un po' di hubris e orgoglio europeo. Poi non so se sia vero, perché cioè, se, essendo anche una scena parodica, si può dire, si può fare quasi di tutto. Dicevo hubris, dicevo che c'è un po' di orgoglio europeo, perché si parte dall'assunto che gli Stati Uniti siano uno più che una più che una cosa, che un esperimento tattico, un esperimento dell'Europa, che ha provato a trasferire appunto civiltà e barbarie al di là dell'Atlantico a un certo punto. E il sospetto, appunto, almeno nel film di materia, che è agghiacciante, è quello che la nostra teocrazia audiovisiva, la società dello spettacolo unita appunto alla tecnologia che ci dona, possa diventare un meccanismo privo di ideologie. Le ideologie hanno distrutto il Novecento. Non c'è neanche bisogno di dire perché, ma un meccanismo non più al servizio delle ideologie, ma al servizio di se stesso, in maniera quindi anche tautologica, potrebbe forse essere anche più pericoloso di quello che è successo nell'epoca dei totalitarismi, che è stato appunto fondamentalmente il Novecento. E ovviamente Mario Mattei, nel suo film Sgangherato, butta tutto quanto in paradosso, in satira, in comicità. Però, voglio dire, ritornando alla cinematografia, c'è un film che è violentemente satirico su questa cosa qua, che però ti fa capire molto, che è Il Dottor Stranamore di Kubrick, in cui il presidente degli Stati Uniti è un perfetto imbecille, la stessa cosa il suo collega sovietico, e tutto quanto appunto con... anche grazie alla maschera di Peter Sellers. Però appunto, il paradosso, la sgangheratezza, Kubrick non c'era, in Mario Mattei sì, può essere proprio un chiavistello per capire un po' di cose. Oh,